io mi ricordo anche la mia ex era una stylist molto famosa, ha anche lavorato con Nicki Minaj. Oggi vorrei parlare di questo argomento che in realtà mi è stato praticamente suggerito da YouTube perché mi è comparso tra i consigliati questo video che diciamo mi ha aperto un sacco di domande e non capivo il perché si venisse a creare questa situazione. Il video in questione era questo, si poteva vedere chiaramente come ci fossero molte idol del mondo del K-pop che erano non molto a loro agio con i vestiti che stavano indossando e questo lo si può vedere soprattutto quando ad esempio queste ragazze fanno dei fan meeting, per esempio in centri commerciali, dove praticamente ci sono persone ovunque che possono prendere foto da qualsiasi angolazione di queste ragazze. Guardate qui, qua si vede chiaramente comunque che ci sono alcune ragazze che cercano in qualche modo di coprirsi il seno, magari con dei capelli oppure con dei peluche o con le mani. Non lo so, boh, guardate voi, giudicate voi, ditemi che cosa ne pensate. Tra l'altro interessante è anche che le stesse ragazze hanno anche fatto poi una performance e alcune di loro hanno messo praticamente sulle loro spalle per coprire, penso, il petto delle coperte per evitare appunto che venissero fatte delle foto in cui magari si vedeva qualcosina che non volessero mostrare. Questo è successo anche a Joy delle Red Velvet, come potete benissimo vedere in questa clip. Anche le Momoland sono state molto criticate perché alcuni dei loro membri non indossavano dei safety pants sotto il loro vestito. Sapete che sotto magari dei pantaloncini corti, sotto delle gonne o diciamo dei vestiti particolarmente corti, molto spesso a molte di queste idol vengono fatti indossare dei sottopantaloncini che se per caso il vestito dovesse alzarsi non mostrerebbero nulla. Cosa succedeva nelle Momoland? Che spesso nel componente diciamo visual del gruppo non veniva data la possibilità di indossare queste safety band. Questo in realtà è un discorso non confermato, però molti fanno molte speculazioni sul fatto che proprio l'elemento visual, quindi la più gnocca del gruppo, o almeno quella che dovrebbe esserlo, proprio a lei non le venivano dati questi short pants, diciamo che ha fatto discutere e si è pensato che magari questo sia stato fatto apposta per far aumentare la popolarità delle Momoland. Inoltre anche i materiali che vengono usati molto spesso per queste performance sembrano tutt'altro che adeguati per il tipo di danze che fanno, perché comunque, cioè, io non vorrei mai essere nella posizione di una ragazza che balla K-pop, dover indossare questi vestitini, praticamente vestitini proprio, e dovermi muovere come fanno questi gruppi. Sono sempre lì che cercano in qualche modo di sistemarsi il vestito. Io non sono una ragazza, non ho mai indossato gonne, mi sembra, forse per qualche shooting sì, però in generale non ho quasi mai usato gonne, quindi diciamo che non posso darvi un'opinione, però se magari qualcuna di voi ragazze ha indossato gonne, magari voi capirete meglio in che situazione si stanno trovando queste ragazze del K-pop e vi pregherei gentilmente di farmelo sapere nei commenti. Tra l'altro una cosa molto interessante, questa l'ho scoperta anche attraverso il canale di Grace TV, praticamente molto spesso questi diciamo atteggiamenti, diciamo scomodi o comunque questi tentare in
qualche modo di sistemare l'abito, vengono messi in risalto soprattutto nei video fan cam. E in realtà la cultura tutta del video fan cam è una cosa che recentemente ho scoperto, però per chi non lo sapesse, molto spesso quando questi gruppi fanno delle performance ci sono molti fan che magari riprendono col loro cellulare, fotocamera o quant'altro, un membro singolo del gruppo e si focalizzano solo su di lui per l'intera performance. Poi questi video vengono uploadati su internet e devo dire che nel complesso come gruppo non ci si fa molto caso, però se voi prendete, diciamo, singolarmente un membro e lo isolate e vi focalizzate solo su quello, si può vedere come spesso alcune di queste ragazze magari non sembrano a loro agio. Magari è una supposizione mia, però giudicate voi. Soprattutto anche questo continuo cercare di risistemarsi la gonna mi fa pensare che magari queste ragazze non volevano indossare questi costumi. Questa è un'idea mia, ditemi voi. In ogni caso, questo discorso comunque dei fan cam è diventato così grande e anche utile per la promozione dei gruppi stessi che molto spesso sono nemmeno i fan ma addirittura le agenzie stesse che producono questi filmati fan cam, che poi tanto fan non sono se li fanno loro, e li fanno girare apposta magari sulle varie piattaforme, perché molto spesso si creano dei buzz magari su un membro particolare che magari in quella performance sembra particolarmente, non lo so, sexy e attrae una grossa fetta di mercato che magari senza questo video non sarebbe possibile attrarre. Tra l'altro molto spesso questi video diventano così virali, o addirittura nemmeno tanto il video, ma magari una GIF particolare di un membro e magari tutti conoscono quel membro, ma magari molti di questi che conoscono quel membro non conoscono l'intero gruppo. Quindi potete capire quanto comunque la funzione mediatica e la funzione promozionale che possono avere questi fan cam sia utile per la promozione di questi gruppi. Un gruppo che ha sfruttato molto questa tipologia di marketing è stato indubbiamente un gruppo di cui abbiamo già parlato più volte su questo canale, che sono le Stellar. Questi video appunto fan cam in cui ci si focalizzava su un membro singolo e non lo so, però quando vedete questi video fan cam, soprattutto per quanto riguarda le Stellar, si nota proprio che secondo me non sono a loro agio. Tuttavia questo comportamento, questi video fan cam delle Stellar in particolare, sono stati molto criticati e molti sostengono che questi video siano stato uno dei motivi per cui le Stellar poi si sono sciolte, non hanno avuto magari il successo che avrebbero potuto avere, diciamo, se non avessero fatto questa tipologia di video con questi vestiti così sexy, con questi atteggiamenti così sexy, eccetera eccetera. Io non lo so esattamente, tuttavia quello che riesco a capire è che è estremamente difficile mettere d'accordo i fan, perché veramente io, se dovessi essere il capo di una di queste aziende, avrei le mani nei capelli, perché non riuscirei assolutamente a capire che cosa i fan vogliono. E vi dirò di più, tra l'altro, io stesso che ho questo piccolo canale, quando carico dei video non so mai se questi video vi potranno piacere, perché davvero c'è chi mi dice: oh no, fai più video sul Giappone. Faccio un video sul Giappone, fa poche visite. Dopo faccio un video sul K-pop, ne fa tante, però magari i fan del Giappone mi dicono: ma perché non fai più video sul Giappone? Quindi davvero io sto cercando di parlare di quello che mi piace parlare, ma anche cercare di accontentarvi e portarvi sempre degli argomenti che vi possono interessare. Però non sempre è facile, quindi ragazzi, se ogni tanto porto un argomento che non vi soddisfa, sappiate che in realtà qualsiasi video io uploado su questo canale cerco di farlo per voi, nella speranza che vi possa interessare. Quindi davvero ragazzi, so che magari sbaglio, però vi pregherei di apprezzare almeno lo sforzo, e basta anche poco, lasciate un commento, fate un mi piace, condividete un video, veramente mi aiutereste tantissimo. Anche se volete, andatemi a seguire sui miei due Instagram, quello in italiano e quello in inglese. In ogni caso, la domanda che sorge spontanea è: ma perché gli stylist di queste celebrità fanno indossare questi vestiti che sono scomodi da indossare? Qual è il motivo? Io, avendo fatto comunque modeling eccetera eccetera, ho provato a dare delle spiegazioni e inoltre mi sono basato anche sul canale di Grace, che anche lei ha cercato di rispondere a questi quesiti. Il primo tra tutti sicuramente è il fatto che, come vi ho detto anche molto spesso in altri video, molti di
di questi gruppi non hanno la possibilità di poter decidere quello che indossano. Molto spesso è deciso dal management e praticamente queste ragazze devono indossare quello che le viene proposto. Specie quando si ha a che fare con dei gruppi giovani, delle ragazze giovani, se queste si rifiutano di indossare un particolare outfit, questo atteggiamento può essere visto come un atteggiamento di disobbedienza o comunque di non rispetto nel confronto di una persona più grande di loro, che è molto presente, tra l'altro questa cosa sia in Giappone che in Corea, che bisogna sempre rispettare le persone più grandi di loro. Io mi ricordo anche la mia ex era una stylist molto famosa, anche lavorato con Nicki Minaj. Lei praticamente diceva che molto spesso magari aveva fatto lo styling per qualche band, qualche gruppo, e c'erano delle ragazze che si lamentavano e cercava di venirne incontro, ma era difficile perché doveva accontentare sia l'immagine che voleva il management o comunque l'agenzia per questo gruppo, che diciamo le scelte personali di ogni singolo membro. Quindi diciamo che non era facile bilanciare le due cose. Il secondo motivo può essere che molto spesso le ragazze o i ragazzi in realtà anche non hanno la possibilità di vedere i vestiti prima di indossarli. Molto spesso questi idol hanno una vita estremamente piena di cose, di attività da fare, tra interviste, fan meeting, performance, eccetera, eccetera, e magari queste attività si svolgono, diciamo, nello stesso giorno in posti completamente diversi, quindi magari non hanno il tempo di andare nello showroom a prendere il vestito, andare in agenzia, eccetera, eccetera. Quindi arrivano praticamente sul posto di lavoro e devono indossare quello che gli arriva. Il terzo e secondo me più importante motivo del fatto che molto spesso sembra che queste ragazze indossino dei vestiti, continuo a dire ragazze ma in realtà vale anche per i ragazzi, indossano dei vestiti diciamo o troppo larghi o troppo stretti, è il fatto che molto spesso questi vestiti non sono comprati ma sono presi in prestito. Ragazzi, questo succede spessissimo, anche diciamo nei miei music video, molti video che avete visto miei, molte volte il vestito non l'ho comprato ma l'ho soltanto preso in prestito. Per esempio il music video di Avalon, ho collaborato con questa scuola di moda, una tra le migliori al mondo, che è la Bunka Fukuso Gakuin, che mi ha prestato i vestiti da poter indossare durante il mio music video. È una pratica abbastanza comune, anche perché immaginatevi se voi avete un gruppo idol magari di 10 componenti, immaginatevi a livello finanziario quanto sarebbe stupido andare a comprare i vestiti per 10 componenti, magari che verranno usati per un'unica performance. Quindi capite, dal punto di vista, diciamo, dell'investimento dell'agenzia, non è una scelta molto sensata. Molto spesso questi vestiti appartengono a una stylist che li ha comprati e magari li dà a più artisti da indossare in varie occasioni. Infatti avrete visto spesso che ci sono magari degli artisti che indossano lo stesso abito. Molto spesso è perché si rifanno la stessa stylist che riutilizzerà lo stesso vestito. A maggior ragione, quindi questo è un altro dei motivi per cui non possono essere fatte alterazioni sui vestiti. Detto ciò, in ogni caso io non voglio dare la colpa completa all'agenzia, allo stylist, perché c'è da dire che molto spesso sono le ragazze stesse, a volte magari quelle che diventano più famose, che magari sono nel business da più anni, che richiedono di poter indossare un determinato abito, come potete vedere magari in queste artiste. Adesso non so se quest'artista in particolare abbia scelto l'abito, però come potete vedere sembra estremamente a suo agio. Il punto è che io ho visto molte altre ragazze che invece non hanno mostrato la stessa sicurezza e a parer mio sono sembrate a disagio. Io ragazzi vorrei veramente sapere la vostra opinione, vorrei chiedervi che cosa ne pensate e per favore fatemelo sapere perché sarei veramente curioso, soprattutto alle ragazze. Cosa ne pensate quando vedete questi video fan cam, se vi sembrano a loro agio o meno? Magari è solo un'idea mia, però ragazzi, come io
io, sono state molte persone che hanno fatto la stessa speculazione. Capisco l'immagine che magari l'agenzia vuole dare a un determinato gruppo e anche lo stylist che cercherà magari di assecondarle, però secondo me imporre a una ragazza di indossare un vestito con il quale è scomodo e deve fare comunque un ballo, cantare, eccetera, eccetera, secondo me è un filino ingiusto perché comunque se tu non ti senti a tuo agio con un certo abito, risulterai molto nervosa nella tua performance, quindi diciamo che è un peccato che questi artisti, magari in alcuni casi, per magari delle scelte stilistiche, non possano esprimere tutto il loro potenziale perché magari sono poco a loro agio. Ragazzi, ditemi che cosa ne pensate, fatemi sapere se volete altri video così sulla Corea. Sto cercando adesso di unire un po' la Corea e il Giappone su questo canale, spero che apprezzerete. E inoltre vi volevo ricordare, se gentilmente andaste ad ascoltare la mia musica su Spotify, mi fareste un grandissimo piacere, quindi vi lascio il mio link di Spotify in descrizione e nel primo commento. Se volete supportare questo canale, per favore andatevelo ad ascoltare. Vi faccio un grande saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!